Salve a tutti, benvenuti ancora una volta ad un video, questa volta di unboxing su provacellulari.it. Sono davvero orgoglioso di presentare in anteprima assoluta in Italia il nuovo tablet della casa Samsung da 7 pollici, quindi il Galaxy Tab 3. Lo andiamo subito ad aprire la confezione. Si apre dall'alto. Estraiamo il contenuto. Abbiamo quindi il Galaxy Tab da appunto 3 pollici e da 7 pollici, il Galaxy Tab 3, e poi lo andremo a vedere. Poi abbiamo sotto, diciamo, la scatola, abbiamo le classiche garanzie e manuali del produttore e qui dentro questo scatolotto, come possiamo vedere, abbiamo il cavo USB, mini USB e il caricatore stile, diciamo, Galaxy S4. Bene, anche la scatola richiama un po' l'S4 e quella del Note 8.0. Bene, visto questo possiamo andare a parlare a questo punto del Galaxy Tab. Allora, per quanto riguarda il tablet, abbiamo appunto uno schermo da 7 pollici LCD con una risoluzione da 1024x600. Poi abbiamo un processore dual core da 1,2 GHz e una RAM da 1 GB. Il sistema operativo appunto è Jelly Bean. Abbiamo 188x111x9,9 mm e il peso di poco superiore ai 300 grammi. Diciamo che il form factor è del tutto simile, lo direi quasi un incrocio tra il Galaxy Note 8, l'8.0, quindi il tablet che telefona anche nella versione 3G della Samsung e il vecchio Galaxy Tab 2. Diciamo che è una sorta di mix, direi. Bene, visto questo, abbiamo poi una memoria interna da 8 giga espandibile tramite micro SD e una fotocamera anteriore da 1,3 megapixel insieme al sensore di luminosità e abbiamo quindi qui il tasto classico Samsung più tasto indietro e tasto, diciamo, impostazioni, servizi, eccetera. Posteriormente, invece, abbiamo una camera da 3 megapixel senza flash LED. Quindi possiamo andare a vedere poi il lato superiore, dove nel lato superiore abbiamo semplicemente un jack da 3,5. Nel lato di destra abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Inferiormente abbiamo l'ingresso appunto mini USB con gli speaker e il lato sinistro abbiamo appunto l'ingresso per la micro SD. Questo modello è solo wifi, quindi non abbiamo la presenza della scheda di memoria. Quindi andiamo ad accendere il tablet. Ecco qui, Samsung Galaxy Tab 3. Quindi, per ulteriori domande, per fare prove, tutto quello, diciamo, che volete che sia fatto sul telefono, in questo caso sul tablet, vi lascio naturalmente al nostro sito, vi rimando al nostro sito, provacellulari.it, lasciatemi commenti sotto appunto all'articolo relativo all'unboxing del Galaxy Tab 3. E avrò modo di rispondere oppure di testare direttamente i prodotti in questi giorni in cui andrò a testare appunto il tablet. Bene, per questa anteprima, diciamo, questo unboxing del Samsung Galaxy Tab 3, direi che è tutto. Ci vediamo al video finale, alla videoprova finale, dopo aver stressato un pochettino il dispositivo. Ciao a tutti e ci vediamo su provacellulari.it.